Dove dormiamo questa notte? Sta prenotando, a un hotel molto prestigioso. Capito? Ok. Tu non preoccuparti. Va bene. Milan, buonasera. Sì, buonasera, senta, io vorrei sapere se avete disponibilità per un pernottamento questa sera. Sì, certo, signora. Mi dice anche il prezzo, per favore. Allora, guardi, per stasera sono 350 euro. 350 euro. Pernottamento e prima colazione, eh? No, la prima colazione è a mamma. Ah, anche. Guardi, scusi, però questo non è modo, mi perdoni, perché comunque io sono una vostra vecchia cliente. Io sono stata da voi nel 1998, il 26 settembre 1998, e pagai una somma di 50.000 lire. Adesso lei mi sta dicendo 350 euro per una notte? Cioè, non è il modo di trattare una vecchia cliente vostra, scusi. Poi mi auguro che il vostro hotel abbia subito comunque delle ristrutturazioni, perché l'interno faceva veramente pietà. Guardi, signora, abbiamo fatto dei lavori sicuramente, poi bisogna mettere in conto che comunque l'inflazione, il passaggio degli anni comunque hanno influito. Ma che cosa hanno influito? Ma guardi che io sono una vostra vecchia cliente, io non vengo più nel vostro hotel, scusatemi. Io ho qui un taccuino, io sto consultando un mio taccuino e nel 98 riporta la voce che io sono stata da voi il 26 settembre e pagai 50.000 lire. Lei mi sta dicendo che adesso devo spendere 350 euro per un pernottamento? Non ci siamo. Pronto? Signora, mi dispiace. Pronto? Sì, pronto. Mi sente? Sì, che la sento. Io comunque qui non ci vado più, l'hotel di merda.